utilizziamo delle tecniche innovative in questo tipo di trattamenti, come la stimolazione cerebrale profonda o le termoablazioni, le lesioni, e recentemente ci stiamo interessando alla risonanza magnetica con la Focused Ultrasound, che sarebbe un sistema di ultrasuoni che permette di interrompere dei circuiti cerebrali patologici senza aprire la testa, una tecnica assolutamente non invasiva, e vorremmo utilizzare la nostra esperienza della chirurgia dei disturbi del movimento, appunto del tremore essenziale, della malattia di Parkinson, della distonia, che adesso trattiamo con interventi cruenti, diciamo, in cui impiantiamo delle protesi nel cervello, di poterli trattare con questa metodica non invasiva. L'altro vantaggio è che è ripetibile, mentre con altre metodiche tipo la radiochirurgia l'interruzione del circuito può essere effettuata una sola volta, con gli ultrasuoni è possibile anche ripetere la procedura quante volte si vuole, perché non essendo radiazioni c'è una nocività zero. Noi abbiamo trattato dei casi di tremore intenzionale, di tremore da Parkinson, di tremore distonico. I risultati sul tremore sono ottimi, anche se pensiamo che non esiste una terapia medica del tremore, per cui uno che trema o per il Parkinson o per il tremore essenziale o per altri motivi o per il tremore post-traumatico continua a tremare, non c'è una terapia che cura il tremore.